particolare e anche in qualche modo una storia all'interno della realtà locale e in termini generali della società italiana, che in qualche modo ha dato la possibilità di osservare lo sviluppo e l'evoluzione, e malauguratamente i tempi attuali non ci consentono di utilizzare un solo termine, e l'evoluzione della situazione della nostra società. Le ACLI nascono appunto come un'associazione di cittadini ispirati di religione cristiana, ispirati ai valori della religione cristiana e connotati come lavori, come lavoratori, perché la C e la L di ACLI stanno appunto per cristiane, l'ispirazione, e lavoratori, quindi come soggettività individuale, come ruolo all'interno della nostra società. In qualche modo, ecco, gli ACLI hanno 70 anni, hanno vissuto la loro ragion d'essere e il loro primo sviluppo per sostenere tutto quel poliedrico movimento di profondo mutamento della nostra società che abbiamo conosciuto negli anni 50 e 60, perché sono stati attraverso la nascita prima del patronato e poi degli altri servizi ai lavoratori il primo supporto per molti italiani che appunto alla ricerca di un lavoro e di un progetto di vita hanno lasciato magari i luoghi d'origine per raggiungere i centri dell'industrializzazione, così come sono venuti a Terni, ma hanno anche seguito gli italiani all'estero e quindi hanno creato la possibilità di mantenere quei nuclei di comunità che potessero allo stesso tempo integrarsi e mantenere una propria identità. Le ACLI, attraverso il sistema di formazione professionale in determinate zone, hanno avuto un ruolo fondamentale, peculiare, per la trasformazione di certi territori. Mi viene in mente il Veneto, con quello che possono essere state le scuole di apprendistato nei primi anni 50, che di fatto hanno creato le premesse per la nascita poi di tutto il sistema, prima delle microimprese e poi delle imprese a più vasta scala che sono poi sorte in quei territori. E poi successivamente, negli anni 90, le ACLI sono state soggetti attivi e propositivi per quello che potevano essere, in primo luogo, le misure di accoglienza e integrazione dei nuovi italiani, dei nuovi cittadini, e la creazione non solo delle occasioni di lavoro, ma di incontro fra quelli che fossero le necessità lavorative delle persone che provenienti dall'estero e le necessità delle famiglie in primo luogo come soggetti che potessero in qualche modo stabilire un rapporto lavorativo e personale con chi chiaramente si avvicinava alle nostre realtà. Se vogliamo fotografare la situazione attuale, certamente la situazione attuale è crepuscolare, cioè ci troviamo in una situazione in cui effettivamente le condizioni di sviluppo, le condizioni di respiro che potevano esserci un tempo, che potevano esserci anche in tempi diciamo relativamente più recenti, sono sostanzialmente venute meno. E quindi c'è la necessità di sostenere quelle che possano essere iniziative di carattere propositivo. Ad esempio la creazione di imprese sociali, l'attivazione diciamo di quelle che possono essere attività cooperative di vario genere, sia rivolte ai bisogni della persona che rivolte ai bisogni lavorativi, quindi di carattere produttivo. Noi scontiamo in qualche modo anche un nostro deficit, noi come territorio ternano in particolare, un nostro deficit di capacità propositiva, perché usando un gergo calcistico le nostre dinamiche sociali, in particolare anche le nostre dinamiche economiche, hanno sempre un po' giocato di rimessa, ovvero sia la presenza dei grandi gruppi industriali, non solo siderurgici ma anche della chimica, ha fatto sì che il nostro modello di sviluppo locale fosse incentrato sulle imprese di servizio, sulle subforniture, sull'edilizia finalizzata alle necessità delle imprese e dei cittadini per quanto riguarda le questioni abitative, e nella sostanza al momento in cui il meccanismo virtuoso, cioè il propulsore, si è fermato, chiaramente tutte queste attività che in qualche modo
agivano fuori da un vero mercato nel quale chiaramente poter cogliere le varie occasioni di sviluppo, ma vincolate a quelle che potevano essere le scelte di altri soggetti, non dell'imprenditore, chiaramente queste cose, queste iniziative sono venute meno. E chiaramente questo tipo di meccanismo finisce per avere una ripercussione su quelle che poi possono essere le forze e la capacità di fare massa critica per tentativi di ripartenza.